E quando a Verona siamo scappati alle 6 di mattina, che rappresenta anche lei, che erano le prime volte che la sentivo, hai fatto fare la figura di merda che dicevi che c'erano i militari nelle camionette, vedevi i mostri perché ti pippavi i lampi. Tutti sanno che fai le magagne, quello che non devi fare, e ti imboschi nello sgabuzzino di qualche negozio. E sanno anche che picchiavi i minorenni ai miei live, col passamontagna di lana in agosto. Guarda che ti guardo dall'alto, Dick Digger, ricercatore di cazzi, Carca Clown. E poi anziché parlare di me e la mia famiglia, pensa alla tua che non ce l'hai più, che non ti vogliono neanche più loro, che hanno visto cosa sei. Mi sembri l'ispettore Gadget con quel cappotto. Parlavi male di Cesena e quando sei venuto a Cesena sei stato imboscato nella camera d'hotel che ti abbiamo pagato noi. Perché a Cesena, quelli di Cesena, i miei colleghi ti pisciano nel culo, stupido. Così via, sei venuto a Milano a casa mia. Mia moglie ti ha cucinato perché tu sei uno stupido che non sa neanche cucinare. Dici che hai dormito sulle panchine per me, invece eri tu che andavi a ronzare in giro per Milano a dormire sulle panchine perché boh, perché sei uno stupido. Ah, l'ultima cosa, sei